per discutere, ma non rientra nei parametri della missione. Beh, siamo passati da ricognizione a salvataggio quando abbiamo trovato soldati americani massacrati. Disobbedire agli ordini, bello. Ordini da non seguire, se vuol dire lasciar morire la gente, Lugo. Se Conrad è ancora vivo, e credo che lo sia, so che sarebbe d'accordo. Le tracce finiscono qui. Direi che è il nido. Già, pittoresco. Molto post-apocalittico. Non siate imprudenti, ricordate, questi hanno già eliminato 4 soldati e ne hanno rapito una. Qui non c'è nulla di interessante. Oh, oddio. Adesso sanno che siamo qui. Al riparo. Vicino al parapetto! Uno, due. Ci siamo, teste di cazzo, con me. Cazzo! Dovrete citare a pezzi. Abbiamo le granate, usiamo. Ya, yeet! Tango a terra! È spacciato! Cambia posizione, ehi! Sentite la musica? Chi se ne frega? Zitto e combatte! Poi dalle palle. Nemico in avvicinamento. Granata. Sono a secco, devo ricaricare. Granata e granata. Minaccia eliminata. Ma sicuro. Ok, continuiamo a muoverci. Dove diavolo c'è? Aspetta, fammi prendere munizioni. Fammi prendere quest'arma. Ma dammi quest'arma! Nemico a terra. Ricarico! Abbiamo granate? Voglio di far fuori anche quello? Bersaglio prioritario, fatelo fuori! Beccati! Inizia col fucile in movimento! Puzzola! Ok, questa cosa qua non... Andiamo verso da questa parte, ma mi sa che arriverà... Ecco! Via, via, via! È una fottuta imboscata! Al riparo! Nemico a terra! Bersaglio in movimento! Minaccia eliminata! Cazzo, 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 cazzo. Attenzione, quando tenta di muoversi. Nemico allo scoperto. Inizia col fucile in movimento. Sta peggiorando qua fuori, Walker. Oh, merda, quella tempesta è troppo vicina. State tranquilli. Minchia! Adams, Lugo, a rapporto! Qua giù. Ai! Tutto ok? Ho detto ai, no? Stiamo bene. Ottimo, in piedi allora. Voglio sapere dove siamo. Direi che siamo caduti nell'hotel a cui eravamo diretti. Vedete una via d'uscita? Mi sembra ci sia una via d'uscita. Uscita qua giù. Ah, ok. Ah, apri di sesamo.
chiusa. Quindi siamo in trappola. Senza via di fuga. Nemico in vista, ingaggiamo. Sono ancora vivi! Venite, muovete il culo! Ecco, arrivano. Li vedo muoversi! Copritemi, ricarico! Scendono sul palcoscenico! Scendono dalle scale! L'ha spacciato! Su per le scale! A lasciare avvicinare. 12. 1. 2. Ci sono armi. Ascoltate, sta succedendo qualcosa lassù. Punta la fine G4. Adams, porta, ora. Merda, Walker, sta per saltare. Cazzo, via, via, via. Minchia. Siamo liberati. Bene, continuiamo a muoverci. Ci serve un'uscita. Sì, quella, tutte quelle C4 lì avrebbero distrutto l'intero grattacielo, ma vabbè, ok. Qualcun altro crede che dovremmo cercare di parlare con questi? Voglio dire, siamo qui per salvare. Amico, siamo ben oltre quel punto. Questi tizi non vogliono parlare, vogliono il sangue. Lugo ha ragione. È meglio se usciamo da qui e troviamo il 33esimo prima che questa gente li faccia a pezzi. Prima si spara, poi si fanno le domande. Capito? Se troviamo Conrad, ci risponderà lui. Sentito? Arriva qualcuno. Nascondetevi. Avete buttato giù dei C4? Ma cosa pensavate? Erano barricati, signore. Non avevamo molte opzioni. È un miracolo che non sia crollata la baracca. Ah, ecco, vedi che non sono l'unico pira che sente, che dice fuori. Ma quattro, che cazzo? Dov'è il soldato? Quello che abbiamo preso dall'aereo. Di sotto, signore. Viene sorvegliato? Sì, sempre. Bene, andrò a salutarlo. Agente Castavin, aspetti. Cosa? Non vuole parlare, signore. Con me parlerà. Walker, quello era un americano. Già, l'ho notato. Perché i locali prendono ordini da un americano? E perché c'è lassù col 33esimo? Non ne ho idea. Merda. Chiediglielo tu. Sono ancora vivi. Occupatevi di loro. Mi muovo! Occhi aperti, nemico sul fucile! Peccato! Vai, alzati. Occhio al fuoco. Esco. Tutti fuori. Non posso urlare ordini nella tempesta, quindi occhi. Scegliamo noi, bersagli. La tempesta è troppo forte, dobbiamo rientrare. Non si torna indietro. I nemici stanno entrando a fronte del cortile. Cazzo, fatele fuori. Santo! Sputerò sabbia per un mese intero.
Non rilassatevi troppo, non ci fermiamo. Ogni minuto che perdiamo potrebbe fare la differenza. Tra vivo o morto. Facciamo attenzione, signori. Non siamo soli. Ok. Ma sentite l'odore. Certamente qualcuno ci vive qua giù. Per così dire. La chiamerei sopravvivenza. Probabilmente è così fin dalle prime tempeste. La vita è dura, non è una ragione buona per uccidere i soldati. L'americano che abbiamo visto gliene ha data una. Sì, ma perché? Vorrei saperlo. C'è una luce là. Vai a dare un'occhiata. Sei tu il capo. Forza, seguitemi. Ah, si sente. State calmi, ci sono dei civili qua sotto. Bel posto. Avete visto che stronzate? Tende di seta, posate d'argento, bei cristalli. Sì, ma non ci fanno un cazzo con sta roba. Cristo, questi soldati sono stati massacrati. No, guarda come sono messi. È stata un'esecuzione. Come gli squadroni della morte di Kabul. Minchia. C'è qualcuno? Seguitemi e silenzio. Andremo avanti finché non mi dirai quello che voglio sapere. Quanti soldati sono a distanza al deposito d'acqua? Picchiami finché puoi, agente. In questo istante il 33esimo sta venendo qui. I dannati non ti salveranno. Il 33esimo ha perso le palle il giorno in cui è disertato. Vaffanculo. Dubai sarebbe in pace se non avessi provocato i locali. Mi hai fatto uccidere dei soldati. Pensavi davvero che non avremmo risposto? Speravamo lo faceste voi. La CIA non inizia quello che non può finire. È il momento di provarlo, perché io non ti dico un cazzo. No! Che diavolo! Non sparate! Abbassa l'arma. Ti sembro stupido? No, ecco perché punterai quella pistola da qualche altra parte. Abbassa l'arma e io abbasserò la mia. Non si può fare. Ce l'hai un nome? McPherson. Tenente. Tu? Walker, capitano, è stato il tuo amico all'aereo a dirci dove trovarti. Davvero? E lui dov'è? Non ce l'ha fatta. Perché non sono sorpreso? Cosa? Per te l'abbiamo ucciso noi? Non l'ho detto. Non hai detto quasi niente, tenente. Articolo 4, capitano. Devi parlare col mio superiore. E lui dov'è? Direi che a quest'ora sarò ormai di sotto. Certo, come no. Perché non aspettate qui? Vado a chiamarlo. Che bastardo! Controlla il corpo. Ah, guarda qua, che bello! Cavolo! Questa è roba della CIA! Deve essere stato il loro rifugio. Nascondersi dietro i civili. Non molto virile come tattica. È normale per la CIA. Chiama uccidere soldati americani non lo è. Non so i loro nomi, ma sono della CIA. Chi altri potrebbero essere? Conosci gli ordini. Ce l'hai proprio addosso! Nemico in pista! Rispondere a fuoco! Quelli erano soldati. I nostri. È stata autodifesa. Questo non mi fa sentire meglio. E nemmeno dovrebbe. Ma cazzo, ma... What the fuck? Cioè, ho appena ammazzato dei miei? State zitto, seguiamola. Smetti di scappare! È per il tuo bene! Cosa cazzo? Il 33esimo che insegue i civili. Attaccate! Rispondere al fuoco! Sono soldati! Ci uccideranno se non lo facciamo! E ora fuoco! Cessare il fuoco! Abbiamo trovato la CIA! Attenzione, non siamo della CIA! Eliminare a vista! Siamo Delta Force, siamo qui per aiutarvi! Le parole fuoco, amico, non significano niente per voi! Gesù Cristo! Lancio una flashbang! Tizio col fucile in arrivo! Ci muoviamo al mio segnale! Cazzo! Andate laggiù, cazzo! Minchia, guarda quanta gente! In arrivo! Azione! Dobbiamo muoverci prima che ne arrivino altri. Vuoi dire altri soldati americani? Disertori. Allora cosa facciamo? Se vogliamo venirne a capo, dobbiamo trovare John Conrad.
A che scopo? Hai detto che il 33esimo ha disertato. Conrad non sfuggirebbe al dovere. Il 33esimo sarà anche ostile, ma il colonnello di sicuro non è con loro. Come fai a esserne sicuro? Perché conosco quell'uomo. Ora fai strada. Nessun problema. Abbiamo un problema. Il 33esimo raduna i civili. Perché? Merda. Uccideranno tutti. Non possiamo permettergli. E non lo faremo. Allora muoviamoci e scendiamo laggiù. Seguitemi. So che molti di voi si stanno facendo la stessa domanda ora. Perché? Beh, vorrei chiedervi la stessa cosa. Non c'era ragione per tutto questo. C'era una tregua. Voi l'avete violata. Vi abbiamo offerto di arrendervi e voi niente. Perché? Dico, perché fare una cosa del genere? L'avete voluto voi, non noi. L'unica pace che posso offrirvi ora è la canzone perfetta per l'uscita di scena. Figlia! Sono quasi a scendere, occhi aperti per possibili contatti! In movimento! Ok, prendiamo il suo fucile. No! Hit! Quanti cacchi di soldati ci sono in giro? Ma hanno inviato tutto l'esercito degli Stati Uniti, non lo so io. Minchia! Nemico in movimento, attenzione! Ricarico! Adesso i nemici. Oh! Finalmente l'obiettivo! Usiamo il vetro. Bersaglio a terra. Ricarico, copritemi. Inizia col fucile in arrivo. Impossibile. Passo. Attenzione, il tango tenta di muoversi. Lì con lo scoperto. Nemico a terra. Wow. Siamo al sicuro. Che mi dici dei civili? Il 33esimo li ha portati via? Sì, l'hanno fatto. Sembra chiaro che stanno soffrendo. Cosa dicono ora? Vogliono che ce ne andiamo. Dovremmo andarcene e lasciarli soffrire in pace.
già è il minimo che possiamo fare. Forza.